Avevo percorso un labirinto, ma la nitida città degli immortali mi impaurì e ripugnò. La sua architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine. Nel palazzo che imperfettamente esplorai, l'architettura mancava ad ogni fine. Abbondavano il corridoio senza sbocco, l'alta finestra irraggiungibile, la fastosa porta che si apriva su una cella o su un pozzo, le incredibili scale rovesciate coi gradini e la balaustra laggiù, altre, aereamente aderenti al fianco d'un muro monumentale, morivano senza giungere ad alcun luogo, dopo due o tre giri nelle tenebre superiori delle cupole. Ignoro se tutti gli esempi che ho enumerato siano letterali. So che per molti anni infestarono i miei incubi. Non posso sapere ormai se un certo particolare è una trascrizione della realtà o delle forme che turbarono le mie notti. Questa città, pensai, è così orribile che il suo solo esistere e perdurare, sia pure al centro di un deserto segreto, contamina il passato e il futuro e in qualche modo coinvolge gli astri. Finché durerà, nessuno al mondo potrà essere prode o felice.